Quest'anno il programma della Real Maestranza per la Settimana Santa torna come da tradizione ad essere pieno di impegni per il capitano, le cariche capitanali, le categorie e l'intera associazione. Ormai ufficiale, con la prima domenica di Quaresima si effettua il passaggio di consegne della Real Maestranza e dopo 3 anni è stata veramente un'emozione riprendere le nostre tradizioni. Il prossimo appuntamento sarà quello del secondo sabatino di Quaresima, il sabatino del Capitano dedicato alla Madonna della Provvidenza. Alle 16:30, sabato 4 marzo, le categorie si riuniranno nella chiesa di San Giuseppe insieme a Padre Angelo Spilla per un momento di preghiera e benedizione delle 10 bandiere. Poi in corteo arriveranno in cattedrale per la cerimonia del passaggio delle consegne tra i portabandiera, la bardiera e portabaldacchino delle 10 categorie. Cerimonia seguita dalla Santa Messa celebrata da Monsignor Gaetano Canalella. La Real Maestranza nel frattempo pensa anche alle nuove generazioni, cercando di raccontare loro la storia e le tradizioni della città e insegnare i mestieri di un tempo. Siamo un'associazione che vogliamo mettere tanto nel nostro sociale. Ci stiamo organizzando per quanto riguarda la scuola media e elementare per i ragazzi che non, cioè, hanno tanta voglia di studiare. È giusto che gli si dia un mestiere, che praticano l'artigiano e così inserire un mestiere loro, imparare un qualcosa che a loro piace. Noi siamo 10 categorie, quindi hanno una vasta scelta i ragazzi di poter scegliere e imparare veramente col cuore come si fa, come siamo noi artigiani, che quello che abbiamo insegnato l'abbiamo insegnato col cuore dentro veramente, oltre a farlo con le mani. Ormai diciamo c'è una bella tecnologia moderna e avendo insegnato un mestiere antico, quello moderno viene molto più facile.